Roma, o andare via, essere mandato via fra 10, 15 giorni, un mese, a fine stagione, lei che Roma lascerebbe al suo successore? Una Roma demotivata, una Roma da rigenerare, da resettare? No, io credo che intanto non me ne vado, state tranquilli, non abbandono la nave, già ve l'ho detto una volta. A me le sfide piacciono, lo spogliatoio è sano, è forte, è determinato, dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo e poi il corso delle cose le faremo cambiare noi. Per cui io ho una squadra motivata, una squadra sana, perché non è che è diventata brocca in 15 giorni, perché se in 15 giorni è cambiato tutto, beh, allora dobbiamo essere un attimino più sereni in tutte le valutazioni. Per cui io sono convinto che questa squadra si tirerà fuori. Quindi non me ne vado vuol dire fino a fine stagione, o non me ne vado vuol dire fino a fine stagione, in prospettiva, e spero di rimanere. E anche in prospettiva. Ma adesso io penso alla partita col Genoa, non mi piace parlare a lungo termine. Adesso quello che più conta è la partita col Genoa. L'ho detta ai ragazzi, sono motivati, vogliono ritentare l'impossibile nell'andare a riprendere la Champions League. E io ho detto loro, per far questo noi dobbiamo far bene le quattro partite di campionato, perché dobbiamo riprendere quella continuità nei risultati, dobbiamo riprendere quell'autostima, quella fiducia, quella consapevolezza che siamo un'ottima squadra. Concludo, è la stagione più difficile proprio perché è un romano e romanista della sua carriera? Ma guardate che io non ho vissuto tante di situazioni difficili, non è che all'estero mi abbiano mai regalato nulla. Anzi, forse proprio perché ero straniero, gli altri non sono come noi italiani, che arrivano quelli da fuori e sono sempre i più bravi, noi siamo esterofili. All'estero no, vale la meritocrazia, per cui prima devi dimostrare e poi vieni accettato, per cui così è stato. È una situazione difficile perché da romano ci sto male il doppio, e questo è poco ma sicuro. Però proprio per questo non mi piace mollare, non mi piace, sono un uomo che le sfide le ha fatte sempre dall'inizio e continuerò a sfidare sempre me stesso. Prego. Allora, siccome a lei piacciono le sfide, io volevo chiedere, perché c'è un po' di confusione intorno a questa cosa, so che lei appunto lo dice apertamente con onestà, quindi si è scritto, si è detto che a fine stagione Ranieri andrà avanti, tra l'altro Paolo Fiorentino lanciato questo messaggio, Ranieri il vostro capo, quindi seguitelo, fate quello che lui dice, però poi lei lascerà perché insomma questo è stato detto e questo è stato scritto. Vogliamo sapere proprio realmente quello che vuole fare Ranieri, quello che vuole, cioè è vero che lei porta avanti fino a fine stagione e poi anche per non so decisioni di altri mollerà, oppure ecco, perché è questo poi l'equivoco che non si riesce bene a capire, cioè se Ranieri resta fino a fine stagione e non molla fino a fine stagione oppure va oltre la fine della stagione. Questa è una buona domanda. Chi è adesso il proprietario della Roma? Per ora la famiglia Sensi. Per ora, la stanno vendendo, per cui c'è un proprietario che sta vendendo, una banca che sta cercando di mediare il gol e c'è un compratore che ancora si deve insediare. Per cui stiamo mettendo un pochettino il carro davanti ai buoi. Certo, questo è vero, però qualcuno ha preso contatti con i nuovi proprietari, insomma anche gente della società. Allora volevo chiederle se qualcuno le ha lanciato dei messaggi, occhiate, diciamo. No. Perché più che è chiaro che tutto che ancora i fieri, più però che messaggi positivi. Gli stima, mi vogliono rinnovare il contratto, tutte queste cose qui, però diamo tempo al tempo. Diamo tempo al tempo, non si può volare e fare le cose in 4 e 4. Per cui state sereni. Chi però le vuole rinnovare? Cioè, in questa situazione chi le vuole rinnovare? Beh, i nuovi che arrivano. Però non è vero che vogliono che lei sia il traghettatore, perché questo hanno scritto, hanno detto, e ripeto, io chiedo a lei, sapete, che sa più di sapete, noi. Sapete, si dice e si scrivono tante cose. Bisogna navigare, ci sono gli scogli in mezzo al mare. Per cui c'è chi va dietro agli scogli e chi cerca di fare la rotta verso il lavoro quotidiano di giorno dopo giorno. Però lei ha sempre detto, no, che per vincere gli scudetti, anche per andare avanti in Champions, serve una rosa ampia, insomma il discorso è chiaro, no? Sono le squadre che hanno le squadre effettive. Allora no, le chiedo, scusi se per finire il concetto. Lei resterebbe anche in virtù di una squadra che appunto viene allestita proprio per diventare grande, oppure cioè, conta il progetto di creare e di costruire una squadra, diciamo, vera e propria? Allora, alcuni di voi hanno scritto anche che Ranieri è aziendalista. Cosa significa? Già ho fatto questo discorso. Cosa significa essere aziendalista?
ti propongono un contratto, ti dicono quali sono le direttive, i programmi di una società, tu li accetti e diventi aziendalista. Allora sono aziendalista. Non sono più aziendalista se mi dicono questo è il progetto, nel momento in cui va fuori onda questo progetto non sono più aziendalista, perché se non mi sta bene il progetto non firmo. Allora Ranieri è un aziendalista perché firma un contratto e mantiene fede a quel contratto e a quei programmi. Tutto qua. Allora bisognerà valutare che programmi ci sono. Questo, cioè, devono essere programmi chiari. Quando io sono venuto alla Roma sapevo che non c'erano soldi, sapevo che c'era una situazione difficilissima. Me ne potevo andare tranquillamente l'anno scorso. Tutti erano stati contenti, io da romano ero contento e me ne andavo. Ci ho voluto restare sapendo che poteva essere una stagione molto ma molto difficile. Però andare via mi sembrava tradire me stesso. Tutto qua. Però le chiedo, il prossimo anno non può essere la stagione di quest'anno? Se, chiaro, sempre se ci sono le basi come lei dice. Ma cioè, come si fa a parlare con i se e con i ma? Io non faccio il giornalista, io devo avere cose concrete. Quando è arrivato Abramovic mi ha detto scegli quello che vuoi, ti posso comprare tutti. Va bene? Quello è un progetto, ero aziendalista anche là. Come ero aziendalista là. Gioco.